You ass, come here, ass, fuck. Da piccolo amavo i mostri. A 4-5 anni ero chiuso nella mia cameretta a giocare a fare il mostro. Facevo, sono un mostro tentacoloso, sbavoso, eccetera, eccetera. Puntuale, sbucava dalla porta mia madre per avvertirmi. Cosa fai? Guarda che se passa l'angelo e dice amen, tu ti trasformi in quel mostro davvero. E rimani così per sempre. Io ero un bambino, cazzo. E ci credevo. Ci credevo che lì da qualche parte c'era questo cazzo di angelo che mi stava guardando, che stava aspettando il momento che facessi un passo falso. Dov'era? Dov'era? Dove mi aspettava? Era nascosto dentro le pareti? Appena avessi detto qualcosa di sbagliato sarebbe uscito dalle pareti e avrebbe fatto ah! No, lo giuro, stavo scherzando, signor angelo! No, amen, vaffanculo! Ah! Vita rovinata! Perché? Ma c'è un cazzo da fare questo? Cioè, ci sono i nazisti al mondo, vi rompi i coglioni a un bambino di 4 anni che gioca in camera sua. Che c'erano gli esuberi in paradiso? Era un pensionato del regno dei cieli, non c'aveva un cazzo da fare. Ha detto, boh, quasi quasi vado in giro a dirame, così a cazzo di cane. Mia madre però mi spiegava, argomentava, perché mia madre è un'esperta di burocrazia divina, quindi mi spiegava come funzionava effettivamente questa cosa, mi spiegava che effettivamente questo angelo volava in giro per il mondo, a caso, che però se sentiva qualcuno dire qualcosa, magari pensava che quello fosse un desiderio, allora diceva amen per esaudirlo. Pensava che quello fosse un desiderio. L'angelo analfabeta funzionale. Pensava che fosse un desiderio. E poi tra l'altro vola per il mondo. Che cazzo è brandizzato all'Italia? E non lo dirottano mai? Non lo fanno esplodere in volo? Questa è una minaccia terrificante, una minaccia libera per i cieli. Con un potere del genere, il potere dell'Amen potrebbe sovvertire le sorti del nostro pianeta, potrebbe distruggere i nostri eserciti, i governi, distruggere la nostra società, però viene a rompere il cazzo un bambino di 4 anni che gioca in camera sua. Non fa una piega. Però ero furbo e cercavo in qualche modo di utilizzare il metodo scientifico, di capire se si potesse utilizzare questa cosa a proprio vantaggio. Andavo da mia madre e dicevo, guarda mamma, sono un Power Ranger. No, così non funziona. Ah, hai visto? Non è analfabeta funzionale, è stronzo. Non dice amen a cazzo di cazzo, lo dice solo se vuoi rovinarti la vita, capito? Se ti può rovinare la vita per sempre, sì, altrimenti no. Guarda, mamma, sono azionista di maggioranza della Apple. Non funziona così, vaffanculo! Lì dove non arrivava l'angelo, arrivava niente popò di meno che Gesù Cristo in persona. Quello era l'anatema finale. Alla fine cosa fa un bambino, no? Salta, gioca, lancia oggetti in aria, canta, sputa, si spacca le ossa, si sbuccia il fegato, dirotta aeroplani, fa esplodere palazzi, investe in borsa, perde tutto, tutto contemporaneamente. In pratica un bambino è una macchina cingolata per rompere i coglioni che cerca anche di morire moltissimo, spessissimo, cercano di tenerti in vita e per farlo ti incutono timore. Quindi cosa succedeva? Tu a 4 anni sempre stai in spiaggia, così stai giocando, stai urlando, ti va l'acqua in gola, stai per affogarti, accorrono a salvarti. Ma poi tua madre aggiunge, lo vedi? Quello è stato Gesù perché non stai facendo il bravo bambino. E io ci credevo. Tornavo a casa, mi guardavo allo specchio e mi dicevo, Gesù ha provato ad ammazzarti. Mi hanno mentito, mi hanno detto che Gesù era buono. Non è vero. Ma poi tra l'altro sto qua. C'ha più di 2000 anni. Cerca di ammazzare un bambino di 4 anni. Questa è violenza su minore all'ennesima potenza. Ma non lo arrestano questo. Chiamate i pompieri, questo è un pericolo pubblico. Tornavo a casa, stavo là a mangiare, ovviamente urlando, eccetera, eccetera, sto mangiando la mozzarella filante, mi affogo. Comunque sì, ho un problema con le cose che mi vanno in gola in generale. Ve l'ho detto, i bambini cercano di morire. I miei mi avrebbero anche assecondato in questo, solo che la gente l'avrebbe giudicata, quindi cercavano di salvarmi, malincuore. Comunque, insomma, mi salvano, poi aggiungono, lo vedi, quello è stato Gesù, perché non stai facendo il bravo bambino. Gesù ha provato ad ammazzarmi con la mozzarella, ad affogarmi.
Gesù è pazzo! Se non fai il bravo bambino, Gesù ti arriva alle spalle, ti stacca le braccia, ti picchia con quello, ti stacca le dita, ti stacca le falangi una per una, le ficca nel naso, nella bocca, ti preme così e dice una mancia, bastardo, e ti affoga. Gesù deve essere fermato! Ma poi c'è l'episodio cardine per eccellenza, un episodio talmente vero che mia madre ci tiene a raccontarlo ad ogni persona che mette piede a casa sua, ogni persona. C'ero io, cado a terra, lei fa, lo vedi, quello è stato Gesù, perché non stai facendo il bravo bambino? Stavo piangendo, mi fermo di colpo, vengo scosso da un tumulto di rabbia e spirito vendicativo e corro via. Mia madre deve aver pensato, dove va sto gnomo infame? Ma ha seguito, mi ha trovato in piedi sul lettino della mia cameretta, dove svettava questo crocifisso abusivo, e c'ero io che davo le pizze in faccia a Gesù Cristo urlando, te la devi finire, capito? Te la devi finire!